Salve a tutti da Clay e benvenuti all'interno di Final Fantasy XIII, un gioco che è uscito nel lontano 2009 per PlayStation 3, mentre per computer è uscito soltanto 2 giorni fa, il 9 ottobre di sera. Allora, come potete già vedere benissimo, la risoluzione è a 720p. Purtroppo non è dovuto da me, ma è il gioco stesso che è stato fatto un porting un po' con i piedi. Quindi non è possibile, come potete vedere nelle opzioni, scegliere alcunché della grafica, né tantomeno per la risoluzione. Però non vi preoccupate, è già in sviluppo una patch che permetterà di giocare tranquillamente a 1080p, anche in 4K, oltretutto. Però per adesso, essendo in pre-alpha, ha dei gravi bug. Siamo all'interno del falsi di Pulse, scusate, che ancora sinceramente non ho capito cos'è perché ci sono entrato da poco. Allora, stiamo con Lightning adesso e Sats. Vediamo un po' se c'è qualcosa di nuovo all'interno dello shop. Ah, tra l'altro in questo gioco non ci saranno NPC. Tutto quanto si interagisce con i venditori e il resto tramite questo computer dove si salva e si compra roba. Allora, equipaggiamenti ancora niente, banda di ferro che non posso acquistare perché non ho nemmeno i soldi. Bottega dell'unicorno, dove è possibile trovare gli oggetti relativi a pozioni, coda da finisce e altri oggetti, potenziamenti magari di pozioni. Insomma, gli alimenti, via. Andiamo avanti e vediamo un pochino com'è il gioco. Come potete vedere, al contrario dei vecchi Final Fantasy, qui i mostri si vedono e volendo si possono evitare più avanti. Il combattimento, la pecca maggiore di questo titolo, si tratta di un Active Battle System. Praticamente ci sta questa barra dell'energia che vedete in basso a sinistra, che una volta caricata il nostro personaggio attacca. Però non è un fatto di tempo, perché se noi si rimane fermi i mostri continuano ad attaccare, quindi non è un vero e proprio un vero e proprio combattimento a turni. Il target si sceglie. In generale comunque bisogna premere A. Praticamente non è altro che uno spam nel pulsante A, perché fa tutto in automatico. Almeno questi sono i combattimenti iniziali. Spero che i combattimenti più in là, con l'aumentare delle abilità e con l'aumentare della forza dei mostri, siano un po' più complicati, perché come sta adesso, sinceramente, è veramente da mettersi le mani nei capelli. Perché l'unica cosa che traina avanti in questo gioco è la trama. Anche la grafica non è male per essere un gioco del 2009. Non è malaccio, anche se voi non avete l'opportunità di vederlo per bene, quanto sul computer gira a 720. E la mod, dicevo, ha un sacco di bug. Tutti, praticamente buona parte dei menu contestuali non si vedono. Quindi allo shop non è possibile vedere le scritte di salva e shopping. Non è possibile vedere i menu contestuali dove ci fa la traduzione di cosa dicono i nostri alleati. Da problemi nei caricamenti e da anche crash. Quindi giustamente una pre-alpha, non ci si può lamentare più di tanto. Anzi, considerando che l'hanno fatta in un giorno e la Square Enix in 4 anni non è riuscita a fare un porting decente sul computer, è quasi miracoloso, si può dire. I mostri ci inseguono, entriamo nel loro spazio e si attaccano. Inoltre, non solo va a 720p, ma anche un'ottimizzazione veramente che farebbe il confronto Metro Last Light è leggerissimo, perché mi scende a 40 fps, 30 fps il gioco da 60 che va normalmente.
all'improvviso e senza giustificazione, perché è un gioco del 2009. Perché non sta giocando a 720, quindi non ha motivo d'essere questo calo di frame rate. Alla fine dei combattimenti ci dà questi punteggi che sono dettati in base al tempo che ci abbiamo impiegato per sconfiggere i nemici. In base a questo tempo, poi più avanti ci darà dei punti da spendere per il potenziamento del personaggio, che ricordo non è basato sul livello, perché i livelli dei personaggi non ci sono su Final Fantasy XIII. 8 secondi, combattimento difficilissimo, una cosa veramente assurda. Allora, questo l'ho già aperto. Andiamo avanti. Ah, tra un pochino saltiamo, perché qua altrimenti... Vabbè, basta non farsi attaccare e possiamo tranquillamente sfuggire ai nemici, che torneranno indietro in retromarcia. Tra l'altro, quelli andavano in retromarcia, vabbè. Vedi, le abilità, queste qui sono le abilità iniziali del personaggio. Niente di speciale. Un attacco AOE, quindi ad area. Ah, ah, sta morendo Sats. Ah, basta andare in opzione. Olè. Oggetti. Oh, è morto. Resuscitiamolo. Tanto non comporta nemmeno l'utilizzo di un turno, diciamo, dell'energia di combattimento per utilizzare oggetti, quindi possiamo anche usarli a spam. Inoltre una pozione funziona per tutta la squadra. È veramente sbilanciato, a mio parere. Critico. Possibile anche muoversi in combattimento, diciamo, a cambiare posto, però è inutile, non serve a niente. Quindi è un'opzione del tutto inserita così, giusto per. Inoltre il level design non sarebbe male se non fosse che sono tutte quante le mappe, tranne che una, che è, se non sbaglio, il deserto, che ancora non ci sono arrivato. È più avanti nei capitoli. Sono tutte quante chiuse a corridoio. L'open world è inesistente. Inoltre è pieno di script. Questi qui per esempio sono filmati scriptati, completamente in inglese con soltanto la traduzione in italiano sotto. Dopo tutto questo tempo non sono riusciti neanche a fare una traduzione in italiano. Diciamo che avevano poca voglia. Poi ci sta all'inizio questo cambio di personaggi, e si impersona più protagonisti, diciamo, più personaggi. Questo è un coprotagonista, è Snow. Vediamo un po' il menu. A questo punto è Snow, che attacca da vicino. Praticamente va avanti a forza di cazzotti. Le abilità, per adesso ci sono soltanto due abilità anche su questo personaggio. Equipaggiamento, si può vedere, si può ottimizzare l'equipaggiamento in base al bilanciamento, quindi offensivo, difensivo, bilanciato, anche se non ho potuto vedere cosa cambia, perché non cambia nulla praticamente, per ora. Poi c'è l'inventario, la mappa, che già da questo si può vedere, guardate qui, è una cosa a corridoio assurda, cioè senso unico. Non è che tu dici, ah, scelgo di andare lì oppure devo cercare la strada. No, la strada è sicura. Non c'è bisogno di andare a cercare, ovvio, devi andare dritto, sparato, tranquillo che trovi la strada. Comunque interessante anche che ci siano, c'è l'archivio dove si può accedere a informazioni
relative al gioco, comunque gli elementi presenti nel gioco. Storia e leggende, queste cose qui. Territorio e strutture. Quindi ti racconta un po' tutti i contenuti del gioco. E poi le opzioni inutili, vabbè. Nothing to worry about. Bomba a mano. Un'altra cosa che manca a questo gioco sono i personaggi carismatici. Gli unici che sono minimamente decenti sono Lightning e Sats, almeno per adesso, per quanto ho potuto vedere nelle mie 2 ore di gioco circa, perché gli altri personaggi sono, specialmente Vanille, che lasciamo perdere, sembra una bambina del cavolo, che tra l'altro è veramente ambigua, perché sembra che fa gli orgasmi continuamente, dei mini orgasmi, è veramente oscena. Ah, tra poco finiamo questo primo gameplay. Il secondo sarà decisamente ambientato più avanti. Ne farò solo 2 di gameplay. Tra l'altro ci sono questi salti scriptati che sono bruttissimi. Non c'è un pulsante per saltare. No, vai lì e ti salta da solo. Ci sta un cerchietto a terra animato che ti segnala dove tu puoi saltare. Per trovare magari zone nascoste, tra virgolette, perché se è segnato a terra non è tanto nascosto. Poi perché siedono sulla mappa. Quindi... ecco, questo è Vanille. Quella che parlavo, fa... e fa tutti i versetti del genere. Vediamo se parla, eh. Poi c'è una voce che... what should I do? Tell him what you need to. Non so, vuole fare la parte della segretaria in questo gioco. We could just run away. Che cos'era? Poi non muoveva neanche le labbra, tra l'altro. Le animazioni di movimento di Vanille sono altrettanto scene, veramente. È una cosa ridicola, secondo me, sto personaggio. Se lo potevano ampiamente risparmiare, perché... ah, stiamo riprendendo da dove eravamo prima. Ah, senti che versi fa! Sentite che versi fa! Che cosa? Vabbè, dai. È meglio concludere qui il gameplay. Se no ci dilunghiamo troppo con questo personaggio decisamente troppo ambiguo. Ragazzi, vi saluto, al prossimo video gameplay, e presto arriverà anche la recensione di questo gioco, che penso ci metterò poco perché è molto veloce da fare, quindi... a presto ragazzi, ciao!